Bene, io mi chiamo Paolo Ermano, lavoro in Sala di Udine e faccio l'economista, per cui mi hanno chiesto di presentare un collega, e quindi insomma farò una breve introduzione io e poi dopo passo la parola. La cosa appunto affascinante di Eugenio Benetazzo è che si presenta come predicatore finanziario. Ora sono più o meno 4 anni, se non ricordo male, che scrive libri, fa spettacoli, il più famoso che ho trovato è questo Blackjack, preparate al peggio, di cui c'è anche la versione DVD e la trovate penso anche in vendita. E la cosa che un po' mi affascinava, insomma, per chi ha un po' a che fare con le parole, insomma, predicatore tendenzialmente, se uno va a cercare la radice della parola predicatore, ha a che fare con la celebrazione. Pare un po' strano che ci sia un predicatore finanziario come Eugenio Benetazzo, che è uno che invece non celebra per niente il mondo della finanza, anzi ne parla abbastanza, in maniera abbastanza critica. Poi oltretutto bisogna anche ricordare che da ieri un po', insomma, è successo qualcosa di un po' particolare, in America è stato approvato il nuovo piano, una serie di regole che dovrebbero cambiare un po' i comportamenti di Wall Street, così si racconta, di cui la cosa più affascinante, per chi ha un po' di familiarità con l'economia, è che la regola principale che hanno introdotto, quella la divisione fra le banche commerciali, quindi le banche che danno a tutti voi i prestiti o che vi danno o su cui vi versate i soldi, verranno più o meno divise in qualche modo dalle banche finanziarie, quelle che investono nei mercati, nelle borse, che è una cosa che era già stata siglata e prevista dalle norme nel 1933. Ma che poi fu nel 98, sotto la presidenza Clinton, fu eliminato, questo si chiamava il Glass-Steagall Banking Act, fu eliminato e neanche 2 anni dopo c'è stata la crisi della dot-com nel 2000. Eppure, insomma, mi pare un po' facile il giorno d'oggi parlare male della finanza. Penso, insomma, tutti voi avete visto la TV, la gente per strada, che si lamentava di Wall Street e quant'altro. Eppure, se uno ha uno sguardo un po' storico anche sulla finanza, la finanza ha avuto un ruolo importantissimo negli ultimi 400-500 anni per lo sviluppo, per il progresso europeo in generale, mondiale in tutto. Le prime forme di finanza erano quelle che andavano a trovare il denaro utile per fare le varie commerci transoceanici. Costavano tantissimo, quindi bisognava trovare un metodo per recuperare dei fondi. Non solo, pensiamo a tutta la rivoluzione tecnologica. Google probabilmente non sarebbe mai nato se non ci fosse stata dei venture capitalist, quindi dei capitani di ventura, anzi di capitali di ventura, che dal mondo della finanza hanno pagato i due ragazzi e gli hanno permesso di fare Google. Quindi insomma parlare per forza male della finanza è un po' sbagliato, bisognerebbe un po' appunto allargare l'orizzonte temporale e un po'... insomma, riflettere molto bene su come funziona la finanza. Ora vi propongo brevemente 3 spunti di riflessione riguardo il mondo della finanza, poi insomma lascio la parola all'ospite di oggi. Beh, il primo punto è ovviamente sugli operatori. La finanza è fatta da persone, che ci sono delle regole più o meno buone, più o meno cattive, ogni sistema italiano, europeo, mondiale ha le sue regole, ma poi ci sono delle persone. Queste persone possono agire bene o male. Non dipende molto dalla finanza in questo caso, la finanza può creare degli incentivi, ma se le persone sono brave persone si comporteranno bene, se queste persone sono persone cattive si comporteranno male. Per cui prima di tutto bisognerebbe capire un po' chi sono questi operatori, come si formano. Vi porto questo esempio, non so se avete letto recentemente sul giornale, c'è stata la Goldman Sachs, la più grande banca di investimento del mondo, si è dovuto presentare davanti al congresso americano per chiedere scusa perché viene accusata di frodi e quant'altro. La cosa incredibile è che tutto nasce da un'intercettazione, anche in America, di alcune mail mandate da un giovanissimo, neanche trentenne, operatore della Goldman Sachs, che era arrivato addirittura a essere quasi vicepresidente di una sezione della Goldman, questo Fabrice Touré, e che in queste mail mandate alla sua ragazza, le hanno trovate per questo modo, mi pare si siano lasciati, per cui sono riusciti a trovare queste mail, spiegava un po' la sua vita da operatore finanziario e definiva, non so, per esempio la creazione di strumenti delle masturbazioni intellettuali, si affascinava di questi Frankenstein scampati al controllo dei propri padroni, parlando di derivati, cioè parlando di titoli azionari. Oppure in una mail dice: ah, che bello, anche oggi ho reso più povere delle vedove e dei bambini. Insomma, al di là della finanza, a questo punto dovrebbe chiedersi: ma uno psicopatico di questo tipo? Perché è uno psicopatico, una persona che non ha alcuna relazione empatica con gli altri. Dove si è formato? Che scuola ha frequentato? Non è solo la finanza, è dove ha studiato questo uomo? Qual è stato il suo percorso anche di formazione? Ok?
E in questo riguardo appunto agli operatori bisogna anche fare una riflessione profonda, perché le nostre, in gli stati, non tanto quello italiano, ma insomma tanti stati europei e americani hanno pagato fior fior di denaro il salvataggio delle banche, ma non hanno spinto con altrettanta forza affinché chi lavorava nelle banche fosse allontanato, fosse in qualche modo allontanato dal sistema. Se io commetto un reato o commetto un'azione cattiva, mi cacciano. Loro non sono stati cacciati. Il secondo problema riguarda la definizione delle regole. Un mercato finanziario è formato da persone, ma queste persone ovviamente rispondono a degli incentivi. Okay? Se questi incentivi sono costruiti bene, sarà possibile far sì che l'interesse privato coincida in qualche modo, non sempre perfettamente, ma in qualche modo, col benessere collettivo. In quel caso lì, allora, diventa virtuoso. Questo spesso non accade, ultimamente non accade. Per dare questo piccolo dato, per dimostrarvi come l'interesse privato non coincida quasi mai negli ultimi tempi con l'interesse collettivo, è un dato riguardo l'Inghilterra. Nel 2009 la ricchezza delle 1000 persone più ricche dell'Inghilterra, quindi i 1000 redditi più elevati, è cresciuta in un anno di 340 miliardi di sterline. Ora, per darvi una misura, 340 miliardi di sterline per 1000 persone equivale a circa il 20% del nostro PIL, e in termini inglesi è circa il 15% di tutta la ricchezza prodotta in Inghilterra. E in un periodo nel 2009 nel quale l'Inghilterra ha avuto un calo della ricchezza complessiva del 6%. Quindi la maggior parte delle persone ha perso denaro, questi sono riusciti a aumentare la loro ricchezza di 340 miliardi di sterline. Ed erano già i 1000 più ricchi, ok? È ovvio che già uno legge un dato del genere e capisce che qualcosa non funziona, non è possibile. Se andiamo tutti giù, andiamo tutti giù. Se andiamo tutti su, andiamo tutti su. Se no, la cosa non tiene nel lungo periodo. Per cui regole, fare le regole bene. Vediamo adesso quanto è difficile modificare le regole in Italia, quanto è difficile cambiare le regole in Europa. Insomma, in questo periodo si sta discutendo molto su come cambiare le regole della finanza, dell'eurosistema, dell'euro e quant'altro. Vediamo quante difficoltà ci sono. Però bisogna rendersi conto che il problema c'è, e riguarda anche le regole. Ma ultimo, forse più importante dal mio punto di vista, siamo noi. La finanza è fatta di denaro che è versato principalmente dalle persone, da tutti noi. Tutti noi contribuiamo alla finanza in qualche modo, come tutti noi contribuiamo al consumo, tutti noi contribuiamo all'inquinamento, tutti noi contribuiamo a fare azioni buone. Per cui, come in tutti i vari settori, noi abbiamo un peso, anche nella finanza abbiamo un peso. Non è una cosa distante, distaccata, lontana da noi. Pensiamo ai fondi pensione. I fondi pensione sono il più potente ente economico del mondo. Sono ricchissimi. Ma i fondi pensione sono quantità di denaro messe da lavoratori. Sono la somma dei TFR di molte persone. Adesso anche in Italia ci sono i fondi pensione. Ed è quindi inutile lamentarsi poi se questi fondi pensione investono male. Sono soldi tuoi. Informati come fanno. Chiedi. Imponiti. Fa sentire la tua voce. Organizzati se ti lamenti di come lavorano.